Con la consueta cerimonia di apertura nel centro storico di Ostellato, prende il via il 36esimo mondiale per clubs di pesca al colpo. L'organizzazione è stata affidata a San Marino, ma per ovvi motivi si disputa in territorio italiano con la preziosa collaborazione della nostra federazione. All'evento partecipano 28 squadre provenienti da ogni parte del mondo e per l'Italia sarà la Lenza Emiliana Tubertini a difendere i colori azzurri. Con il titolo di squadra campione d'Italia 2015, conquistato per la nona volta, la Lenza Emiliana si aggiudica a pieno diritto la partecipazione al Mondiale per Clubs 2016. Una forte formazione, quella messa in campo da Franco Galliani, CT della Lenza Emiliana. Ferruccio Gabba, Umberto Ballabeni, Moreno Ravaglia, Marcello Corradi, Andrea Polesi e Giuliano Prandi sono gli agonisti che dovranno difendere il tricolore dall'attacco delle agguerrite nazionali. Le immagini che avete visto sono quelle della cerimonia di apertura di questo 36esimo campionato del mondo per club. A rappresentare i colori dell'Italia, la Lenza Emiliana Tubertini. Un team abituato a queste kermesse, ma che nonostante ci abbia partecipato diverse volte ai mondiali per club, è la prima volta che vi partecipa in Italia. Tantissima l'emozione, siamo qui nel canale di Ostellato ed ora andremo a vedere i ragazzi quali sono le loro emozioni, le loro sensazioni per questa giornata di prove. Sto facendo un po' di terra da dare con lo scodello. Con fuel abbondante e un po' di caster ben tagliati, e questa la daremo con lo scodello. Alle mie spalle i temutissimi inglesi molto forti nella pesca delle brem, e andiamo un attimo a vedere quale sarà la loro impostazione di gara. Proprio l'Inghilterra è tra le nazionali favorite. Forte in molte tecniche di pesca, ma soprattutto in questa. Anche Francia, San Marino, Ungheria sono solite pescare brem. Infine, le nazionali dell'Est, sempre pronte e preparate. La conoscenza approfondita del campo gara è un fattore importante, ma la competizione è davvero ad altissimi livelli. Le emozioni, le sensazioni sono quelle di tutti i mondiali. In Italia c'è una responsabilità in più. E come hai visto i ragazzi? È un po' di giorni che li stai seguendo, un po' di giorno che segui con loro. Io ragazzi li ho visti molto, ma molto bene. Purtroppo la pesca non è costante, allora è una gara che è tutta da decifrare. Noi pensiamo di averla impostata bene, però bisognerà vedere il pesce durante la gara stessa come si comporta. Sì, prima volta che facciamo un mondiale in Italia, l'emozione è sicuramente tanta, la sensazione non riesco ancora, abbiamo fatto tante prove, dobbiamo ancora decidere come impostare definitivamente la gara, che la faranno sicuramente stasera,
insomma, dei pesci durante la settimana ne hanno presi, hanno provato diverse cose, naturalmente i giorni ha preso un po' meno, i giorni un po' di più, cioè a seconda delle prove. Tutte le squadre sono agguerrite, i pesci li prendono tutti. Però questo è un campionato del mondo che secondo me si deciderà molto nel sorteggio dei 6 settori esterni che ci sono. Siete anche sponsor della manifestazione, avete diversi vostri team sponsorizzati da voi che sono qui a partecipare e quindi il marchio Stubertini su questo mondiale regna, quindi immagino che anche questo sia una, più che un'emozione, una grande soddisfazione aver portato il marchio ai vertici della pesca mondiale. Sì, certo, noi facciamo sempre il massimo per riuscire nel nostro intento. Sponsor della manifestazione non poteva essere altro, cioè non potevamo non esserlo. Devo ringraziare la Federazione di San Marino, che insomma abbiamo avuto una buonissima collaborazione in tutto questo periodo. Noi abbiamo aiutato loro, la Federazione Italiana con Fusconi, Rossi, tutti hanno contribuito alla buona realizzazione della manifestazione. Per quanto riguarda il commercio, è commercio, sappiamo come funziona. L'agonismo è nato è sostenuto dalle sponsorizzazioni e giustamente le aziende fanno di conseguenza. E voi siete però molto presenti in questo campo. Noi facciamo sempre il possibile. Sono quasi 3 chilometri di campo gara. Le acque del canale circondariale Bando Valle Lepri, Oasi Vallette, hanno una profondità di circa 2,5 metri. La specie ittica prevalente è quella della Brem, con taglie che variano dai 50-60 grammi fino ai 3 kg. E mentre gli atleti della Lenza Emiliana si stanno ancora consultando, stanno facendo le ultime prove, siamo con Franco Galliani. Oramai le prove sono agli sgoccioli, è un po' di giorni che vi state dando da fare. Qual è la vostra idea? Ma la nostra idea è che non ci sia molta pesca, ma prevalentemente dei pesci grossi. E sono pesci che fanno la differenza e noi speriamo di avere inquadrato le cose in modo da prenderli. Scendiamo un pochettino di più nel tecnico. Cosa vuol dire, cosa vogliono queste bremme grosse? Vogliono dei bigattini, vogliono dei caster? Ma vogliono un po' di tutto, però lo sai come sono le bremme. Se di quello che vogliono gliene dai troppo, vanno via. Se gliene dai poco, non rimangono. Sembra che nella zona alta del canale si prenda più pesce. Voi cosa avete fatto? Avrete probabilmente delle impostazioni un pochettino diverse rispetto al settore dove sarete? Ma dipenderà dalla pescosità che c'è nella zona in cui ti trovi. Perché ad esempio qui in fondo, che dovrebbe essere, visto che siamo quasi esterni, dovrebbe essere molto più pescoso come numero di pesi, perché il fatto che uno possa fare 20 kg di pesi non è detto che ci sia una pescosità, d'accordo, perché sono 20 pesi presi in 4 ore, quindi non è che, hai capito, questo peso è determinato da dei pesi molto grossi che fanno sì che fai del peso, però poche mangiate, cioè non hai una continuità di pesca, dico. Mentre invece su in alto c'è una taglia di pesce un po' più piccola e una pescosità più continua. Sono appena finite le prove, le tue impressioni? Ma le sensazioni sono molto buone, qui abbiamo visto che Ferruccio ha fatto una bella pescata, noi qui abbiamo sofferto un po' di più, però insomma un po' di pesce l'abbiamo preso, confronto le altre squadre, sembra che, direi, c'è una sensazione positiva, poi dopo bisogna vedere se qualcheduno è stato coperto e le zone, soprattutto i settori che uno verrà sorteggiato, perché secondo noi sono determinanti prendere dalla parte buona del settore. Voi ancora oggi avete fatto cose diverse tra di voi oppure avete impostato abbastanza in maniera univoca le vostre prove? No, abbiamo fatto una partenza totalmente diversa, io e Giuliano, proprio per vedere se c'era la possibilità di partire non così, cioè con la Roubaixien, ma con l'inglese, ma non siamo stati sovrastati e quando siamo venuti sulla Roubaixien abbiamo sofferto, quindi probabilmente la partenza la faremo a Roubaixien.
Sicuramente sarà una gara molto dura, perché c'è sia la squadra francese, la squadra inglese, ci sono diverse squadre che sono abbastanza forti, ci sono diversi nazionali e poi la sua pesca, cioè soprattutto per gli inglesi questa pesca con queste brem molto grosse che sembra che siano quelle che fanno da padrone qua dentro, è proprio la sua pesca. Adesso noi un po' di pesce l'abbiamo preso in questi giorni, abbiamo fiducia, speriamo anche che domani e domenica ci porti bene, dai. Un po', raccontaci un po' quelle che sono le tue emozioni alla vigilia di un mondiale importante, giocato anche in casa, quindi immagino che siano abbastanza emozioni, abbastanza forti. Beh, certamente sono molto, molto emozionato di partecipare a questa manifestazione con la maglia da Lenzi Emiliana, in virtù del fatto che comunque è una delle più grandi società che c'è a livello italiano, di conseguenza sono onorato e spero di ripagarli con i risultati sia domani che domenica. Il campo di gara si presenta bene, speriamo che ci possa dare grosse soddisfazioni. E dopo essere passati da un esordiente come Marcello Corradi, un altro esordiente come Umberto Ballabeni, diciamo che forse quando lui ha fatto il primo mondiale io probabilmente non ero ancora nato. Un agonista che calca i campi gara più importanti del mondo da diversi anni, però immagino che giocarti un mondiale per calcio in casa sia comunque una situazione importante dal punto di vista emozionale. Sicuramente è una bella cosa, perché giochiamo in casa, anche se diciamo che questa pesca qui è una pesca un po' per tutte le nazioni che ci sono qui, perché abbiamo insomma dei gran pescatori, a parte gli inglesi, abbiamo diverse squadre secondo me molto competitive su questa pescata. Speriamo di fare del nostro meglio. La tua esperienza a livello internazionale in questi tipi di pescata quanto può contare? Ma sai, l'esperienza conta sempre. Diciamo che noi tutti abbiamo tutti una buona esperienza su questa pesca e sai, il confronto poi ci porta a fare, speriamo, una buona gara. E Andrea Polesi, soprannominato Il Pollo, ovviamente per il cognome, perché è un pescatore davvero in gamba, è qui insieme ai ragazzi da una settimana per cercare insieme a loro di affinare quelle che sono le tecniche migliori. A che punto siamo? So che è difficilissimo dirlo prima, però dacci una tua impressione. Ma secondo me abbiamo capito la pescata, adesso si vedrà domani, però abbiamo pescato e preso i pesci tutti i giorni, quindi secondo me siamo abbastanza centrati. E fare parte di un gruppo così importante, in un mondiale così importante, dal punto di vista delle emozioni, come l'hai vissuto? Ma per me è stata una cosa bellissima, perché visto che ormai sono 45 anni, sono agli sgoccioli, per me è una cosa meravigliosa. Di come vedi questo canale? Siamo oramai, le prove sono finite e, come dire, i giochi sono fatti, avrete immagino deciso un po' cosa fare. Sì, diciamo che adesso, vabbè, oggi pomeriggio o prima di sera, adesso faremo ancora una riunione tecnica e poi decideremo l'impostazione di domani. Comunque il canale ha risposto al di là delle più rose aspettative e di pesce ce n'è tanto, speriamo rimanga anche per i prossimi giorni. E la cosa più importante che abbiamo visto durante la settimana è che il pesce nei primi giorni stazionava più che altro a centro canale e dagli ultimi giorni, soprattutto oggi, invece si è portato proprio vicino a riva, forse proprio per la pasturazione che è stata fatta durante la settimana. Addirittura oggi abbiamo pescato anche con i 5 pezzi di canna a 6-7 metri da riva. Tu rappresenti non solo i colori della squadra Lenzi Emiliana, ma anche dell'azienda Tubertini. La pesca è uno sport bellissimo, abbiamo visto tantissimi atleti vestire anche altri colori che sono venuti qua a farvi complimenti e a farvi un grosso in bocca al lupo. Il bello della pesca è anche questo, quando si gareggia nel mondiale per club non ci sono colori, tutti tifano per voi. Immagino che questo ti faccia molto piacere. Sì, beh, questo mi fa tanto piacere e comunque nel settore della pesca diciamo che queste cose esistono e per fortuna. E diciamo che lo spirito di amicizia è sempre la cosa più importante che abbiamo noi in questo tipo di sport. Ma domani per quelle 4 ore niente spirito di amicizia ma coltello tra i denti. Ma sì, dai, è bello così, cioè 4 ore di, diciamo così, di battaglia e poi speriamo di festeggiare tutti insieme. Thank you.
Le prove sono terminate, domani ci sarà il primo giorno di gara. Qui adesso nella sala si sta svolgendo la riunione dei capitani. Vengono distribuiti i settori, vengono decisi i settori, viene decise le ultime dettagli del regolamento e soprattutto vengono decise quelli che saranno i pescatori che gareggeranno e le riserve. Andiamo a vedere. È il momento di Glauco Tubertini per la Lenz Emiliana che sorteggerà gli atleti. Si parte con Ballabeni che sarà nel settore E, Corradi Marcello nel settore D, Gabba Ferruccio che andrà nel settore C, Prandi Giuliano nel settore A e quindi Ravaglia Moreno che andrà nel settore B. Grazie. Lituania. E Glauco, siamo appena usciti un po' provati dal caldo, dalla riunione dei capitani. E un sorteggio, cosa ci dici di questo sorteggio? Niente, queste adesso sono le zone, sono le cinque zone. Abbiamo nella zona dove si entra, la prima zona che i pescatori trovano quando entrano, abbiamo Umberto, e poi andando su troviamo Corradi, Marcello, poi abbiamo Gabba Ferruccio, e nelle due zone dei cavalli su in alto abbiamo rispettivamente prima Moreno e poi Prandi. Un sorteggio che comunque attualmente dice poco, aspettiamo quello di domani mattina per vedere con quali atleti saremo contro e soprattutto dovremo puntare a arrivare prima degli altri, il segreto è sempre quello. Quello sì, domani mattina c'è il numero e il numero ti dice se sei un settore terminale o no e in che parte del settore terminale sei, questo non dice niente ancora. Le strategie devono essere delineate nei minimi dettagli. La cena della squadra è anche l'occasione per mettere a punto gli ultimi particolari e confrontarsi sulle sensazioni degli atleti per decidere la condotta di gara. Franco Galliani dà infatti le ultime disposizioni e scioglie le riserve per la formazione ufficiale. Due capitani di tre zone. Sì, sì, no, ho capito. E il pollo può... Ma non potrebbero fare che... Non puoi andare là, però nel corridoio ci può stare. Dove c'è... L'ultima sera prima della gara di domani, della gara di sabato, siamo qui al tavolo con i ragazzi della Lenz Emiliana, con Ferruccio 5, 6, 7 giorni lontano da casa, lontano dalla famiglia, sempre insieme a questi ragazzi. Com'è il clima che si crea, com'è il clima che si respira? Ma il clima in sé, stare insieme a questi ragazzi non è per niente difficile, anzi ci conosciamo da tanti anni, quindi anzi è un piacere questo. Stare lontano da casa dopo tanti giorni è un po' dura, perché soprattutto anche per uno che ha comunque anche dei figli così non è facile, però dai, la tensione della gara spesso ti fa anche dimenticare queste cose e sei concentrato talmente sulla gara che adesso pensi solo a quello. Ho visto prima che parlavate, avete deciso la condotta di gara, avete diciamo dato una linea di quello che sarà la vostra gara di domani. Ma sì, dai, abbiamo impostato la gara, speriamo che sia quella giusta. E no, vabbè, il campo di gara ha risposto questa settimana molto molto bene, ci ha permesso di provare tante alternative, tante diverse condotte di gara, diciamo così. Abbiamo scelto quella che pensiamo che potrebbe essere la migliore. Cioè, comunque faremo una condotta abbastanza aggressiva perché abbiamo degli avversari molto forti e quindi cioè, per poter vincere un titolo devi anche rischiare qualcosa. Perfetto, speriamo che sia la condotta giusta, per ora si è fatta sera, i ragazzi sicuramente sono stanchi, li lasciamo andare a dormire e l'appuntamento con voi è per domani, per il primo giorno di gara. Nella prossima puntata.